Amici sportivi, buonasera. Ecco il primo ospite di questa nona puntata di Toscana TV Motori. Alla mia sinistra, Federico Gasperetti, che avrete sicuramente conosciuto. Buonasera Federico. Buonasera a tutti. Ed è qui perché è reduce da una bellissima gara sulla Isola d'Elba, l'isola regina dell'arcipelago toscano, che è stata la gara del debutto del campionato italiano WRC. Ha fatto un ottavo assoluto, ma bensì il primo vincendo la categoria della classe R5. Ora ci facciamo rispondere alla prima domanda, perché era la prima volta, Federico, che tu guidavi una quattro ruote motrici, una vettura Ford e una vettura R5. Insomma, il tutto un bel compendio che è finito positivamente. Ero completamente all'esordio in tutto, perché praticamente non ho avuto modo, deciso all'ultimo, non ho avuto modo di fare test, quindi diciamo che ho provato la macchina allo shakedown con 5 giri di shakedown da un chilometro all'8 l'uno, quindi diciamo pochissimi chilometri, quindi tutto da scoprire. O la valla spacca. O la valla spacca, in più una gara difficilissima, molto tecnica come l'Elba, perché è sempre stata una gara difficile, in condizioni ulteriormente difficili, perché ha piovuto, c'era l'umido, a secco, tutto. Abbiamo trovato tutto, abbiamo trovato il caldo il primo giorno, poi il brutto tempo il sabato, poi riasciugato, poi ripioveva, quindi tutte le incognite del caso, le difficoltà del caso. Quindi senti, allora la domanda mi giunge spontanea: qual è la grande difficoltà fra tu, che non a torto sei considerato un uomo Renault e un uomo che praticamente, io l'ultima volta personalmente ti ho intervistato era al Pistoia dell'anno scorso, quando hai vinto ed eri con la tua bella R3C, che oramai la conosci come le tue tasche, la T, l'anno scorso ero vinto con la Turbo, e perfetto, la T, e invece adesso hai fatto questo debutto con questa quattro ruote motrici, diciamo, e tutto il resto, diciamo che questa è stata un po' uno sfizio che mi volevo levare, un sogno rincorso, senza nulla togliere a Renault, che continua ad oggi la collaborazione, e macchine che mi hanno fatto marchio, che mi ha fatto vincere oltre 30 assoluti e in cui credo molto, soprattutto nella Twingo 1 per i giovani, e quindi è una cosa a sé stante. Questa, diciamo, Renault non ha un quattro ruote motrici, volevo un attimino levarmi una voglia, si sono concretizzate le situazioni, anche per misurarmi su una macchina che quattro ruote, che non avevo mai guidato, sai, un pilota deve sempre un po' mettersi in discussione, trovare motivazioni, c'è stato, insomma, c'erano le condizioni, abbiamo affrontato questa gara un po' inaspettata nel risultato, perché pensavamo sinceramente di soffrire un po', dopo anni e anni di trazione anteriore ci sono degli automatismi che ormai sono naturali, sono un po' diversi, invece cambia la tecnologia, dovevo pensare a cosa facevo, quindi ho durato un po' di fatica. Ecco, Damblé, in effetti questa è la seconda domanda che ti devo fare. Damblé, ti veniva di guidarla in un altro modo, poi quando ti sei accorto che invece dovevi cambiare il tuo stile di guida, se dovevi cambiarlo, o assecondare di più le reazioni che ti dava la vettura? Ma diciamo che io dopo pochi giri di shakedown mi sono già accorto, forzando un attimino, facendo le mie prove, che non la guidavo come la dovevo guidare. Il problema era riuscire a non farlo, perché il limite della macchina è molto alto. La cosa che più mi ha impressionato erano i freni. Il trazione anteriore, si deve preparare la curva un attimino prima, si frena prima. Quella è una macchina che devi frenare dentro la curva, ha una potenza di frenata impressionante, quindi anche riconoscendo che stavo facendo degli errori, duravo fatica a non farli, perché era proprio per me una cosa incredibile che si potesse frenare dove riesce a frenare questa macchina. Quindi durante la prova speciale devi ascoltare il navigatore, essere concentrato nella strada, pensare anche a quello che stavo facendo, quando a cose normali è un automatismo, è stato molto difficile. Diciamo in più che le strade dell'Elba non perdonano, perché si sanno i rischi che ci sono. In più, ecco. E altre cose, non è un percorso dei più semplici. Non è un percorso Insomma, te la sei centellinata questa gara, eh? Sì, ho dovuto costruire mattone su mattone, fortunatamente mi rendevo conto degli sbagli, un po' per volta ho riuscito ad aggiustare un po' il tiro, poi sicuramente l'acqua del secondo giorno ci ha aiutato. Bene, ovviamente l'unica costante è stato il tuo navigatore.
Federico, sì. Ormai, Federico Ferrari, se avessi cambiato anche quello, allora Federico era, Ferrari non si tocca, era l'apoteosi del cambio di tutto era quello. L'unica certezza che avevo in quella gara lì, non si poteva togliere. Senti, come hai trovato appunto questo Rally Elba, che dove si sentiva quasi il profumo di tricolore? Tutto era fatto in modo tale che questo rally, che pochi anni fa era rinato come Rond, dopo ha fatto il passaggio nell'Air Cup e adesso è già pronto quasi per sbarcare in pianta stabile nel campionato italiano tricolore. Ma diciamo che per quanto mi riguarda la gara, io l'Elba l'avevo fatta l'ultima volta due anni fa con la Clio nel trofeo. La gara, per com'è l'isola d'Elba e per come sono le strade, è una gara molto tecnica, quindi qualitativamente a livello di strade e di livello. L'organizzazione è stata ottima, le prove speciali, diciamo anche il format, come erano disegnate, molto buono, diviso in due giorni. Pronti via la prima, quasi. Pronti via, ecco, una cosa molto che avrei preferito non farla, però poi, perché partire con la prova più lunga per la gara, per me che dovevo conoscere la macchina, era un po'... Però è stata una cosa molto apprezzata. Tutto molto bene, forse la spettacolo un po' da aggiustare un attimino, perché ci vuole, perché una prova spettacolo per il pubblico ci vuole, anche perché anche all'Elba gli spostamenti sì sono rapidi, però poi a metà prova duri fatica a andarci, quindi o vai all'inizio o vai alla fine. E la prova spettacolo, secondo me, l'Elba può offrire altre location che non era la zona industriale, magari trovare una situazione un po' più... C'è da lavorarci, ma hanno le potenzialità per farlo, quindi penso che possono aggiustare il tiro. Bene, allora chiudiamo il discorso Elba, adesso ti faccio un paio di domande da uomo Renault, quale tu sei. Per un giovane, credi che la politica, soprattutto un appassionato, noi vediamo, siamo l'unica trasmissione che dà tanto spazio ai ragazzi, come dico io, quelli che nell'elenco iscritti partono dal fondo verso l'alto, perché poi sono lo zoccolo duro della specialità, sono i veri appassionati, sono quelli che prima sono pubblico e poi magari in base a sacrifici o aiuti esterni riescono a coronare il loro sogno. E questo è molto importante. Credi che il poter fare le scalate gradino dopo gradino sia la cosa più giusta per un ragazzo giovane che debutta nei rally, oppure già subito possono togliersi alcuni sfizi, magari facendo delle scuole di guida particolari o così, o altre cose tipo queste? Secondo me, io vengo un po', ho iniziato tanti anni fa a correre e io ho fatto la gavetta, sono partito dal 112 Abarth al 205 1600, quindi diciamo ho fatto veramente tutte le tappe. Diciamo che secondo me in Italia, un po' in tutti gli sport, si ha la tendenza un po' a bruciarle le tappe. Spesso secondo me si va a bruciare il talento che spesso c'è, ma magari si brucia perché si manda in una mischia che ancora non è alla sua altezza, cioè come andare all'università senza aver fatto le scuole superiori. Ci vuole un minimo di gavetta, un po' di anni ci vuole per capire un attimino le dinamiche, per capire anche a conoscersi, a gestirsi lo stress, la pressione della gara, e questo lo puoi fare solo correndo. Quindi ci vuole una gavetta, è secondo me indispensabile, e poi su fare un percorso idoneo, senza passare, magari come ho fatto io adesso, da un due ruote a un quattro ruote così potente, così in una gara senza test, ma nel senso, io ho avuto comunque un'esperienza di tanti anni che mi ha aiutato, anche se cambiava la macchina. Ti ha permesso. E ci sono tante scuole di guida che almeno ti danno le basi, anche perché le macchine di oggi sono molto tecniche. E quindi è importante la tecnica. Una volta, vuoi per le gomme meno performanti, vuoi per le macchine meno esasperate, già il talento, la dota, la sensibilità ti permetteva di fare un po' di differenza. Oggi c'è tanta tecnica e questa ha bisogno di essere studiata. Parola di Federico Gasperetti, perché ha l'esperienza dalla sua, è datato come età, anche se molto più giovane di me, per cui esattamente quante gare hai fatto nella tua vita sinora? Qua
Sono vicino a 200. Ah, beh, insomma, lì sono ancora più avanti io. Però insomma, fondi poco, eh? Però fondamentalmente è una cosa importante. È bello soprattutto intervistare persone come lui che parlano di sensazioni, che danno consigli e che soprattutto permettono a voi che ci ascoltate da appassionati di poter avere e avere i dettami giusti rispetto alle vostre idee. Quindi ringraziamo Federico, ti aspettiamo a una delle prossime gare toscane, perché è il tuo territorio base. Non posso tralasciare fuori dalla mia stagione qualche gara in Toscana. Ringraziamo Federico Gasperetti per la sua presenza in studio dopo l'importante e positivo risultato al Rally dell'Elba e soprattutto ringraziamo voi per la vostra attenzione. Alla prossima. Saluto a tutti.